Mi piacevano gli orologi. Avevo questo mio Batman che avevo comprato quando ero solido finanziariamente, solido un po' traballante finanziariamente, e dico, metto un annuncio su subito.it e mi vendo il Batman. Cazzo, me lo vendo per più di quello Che l'avevi pagato. a cui l'avevo comprato io, no? Ho detto, cazzo, potrebbe essere un bel business questo. Allora ho cominciato con questi soldi a comprare qualche piccolo orologino, dei giastini, così, metterli su subito e rivenderli a un po' di più, ma accontentavo di cifre basse, parliamo di 50-100 euro in più rispetto a quello a cui l'avevo acquistato io. Ma li prendevi a No, listino? mai preso niente a listino se non quel Batman lì, li prendevo usati. Io Ok. compravo su subito e rivendevo su Ok. Ah, subito.it. pensa te, Sì, come trading voi. di orologi. Bravo, Cercavi bravo. Mi l'affare e... conosco un po' di persone di questo settore, no? Tra cui anche negozianti. Conosco un negoziante di Milano con cui ho venduto, ho comprato qualcosina e mi dice: Lore, io ho questo negozio qua in via Cesare Battisti. Che non va, non va. Ho messo dentro il mio collaboratore, ma non va, ce l'ho da un anno e non prende, non prende. Vorrei cederlo. Gli faccio quanto chiedi? 30.000 euro. Quelli erano i soldi effettivamente che a me erano rimasti per riuscire a investire in qualcosa che mi potesse dare un futuro. Faccio, non lo so, ne parlo con Marta. Marta si mette a piangere e dice: Ma no, è un lavoro pericoloso, sei sempre a rischio, poi se va male, sono gli ultimi soldi che hai, cerca di pensare bene. E faccio: Marta, non ho altra via d'uscita, o prendo questo negozio oppure sono di nuovo a piedi, non so cosa fare. Allora, decido di prenderlo. Decido di prenderlo, lui bravo, mi fa un pagamento comunque dilazionato in un anno di questi 30.000. Devo interrompere un attimo questa puntata perché Lorenzo ci teneva particolarmente a far sapere che oltre a questo ha avuto un prestito Compass da 30.000 euro per aprire la propria attività. Mi ha chiesto fortemente, guarda, mi sono scordato di dirlo, mi raccomando, inserisci questa parte. Torniamo alla puntata, ciao! Io con i soldi che avevo lì fermi dovevo prendere due strade, o Comprarci il materiale. comprarci il materiale o darlo a lui. Quindi mi sono accordato, ho preso un po' di materiale, poco stock, diciamo 5-6 orologi. Tu Sul negozio. sul negozio, ma La vetrina come la facevi? aspetta, Buttavi un po' di roba ti faccio vedere beati come facevo la vetrina perché ho pubblicato Avrei detto mettevi libri una tipo. storia proprio. Adesso mentre ero in macchina sul box delle domande e questa era la mia vetrina. Io mettevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Queste poi 8. magari 8 libri in le vetrina. mettiamo un po' sproporzionato. Top però, Sì, eh. Però era 8 libri. elegante lo stesso, Sì, cioè. 8 libri in vetrina, giusto per occupare la vetrina. Ho detto che cazzo metto, non ho materiale, no? E comincio con questa attività. Inizialmente io non entro, no, io decido di entrare da solo, poi conosco una persona sempre su subito.it. Questa persona con cui ho avuto dei rapporti lavorativi, ho venduto un paio di orologini, ho comprato un paio di orologini sempre prima di aprire il negozio. Mi dice: Ma sai, sono stato truffato da alcuni sinti, sono rimasto anch'io un po' nella merda, non voglio rimanere in mezzo alla strada. Se vuoi, entro con te nel negozio. No? Entro con te nel negozio, io dico, cazzo, questo potrebbe essere un'occasione, sai, da solo io sono un po' intimorito a aprire un'attività del genere da solo, dall'oggi al Poi ti domani, aumenta anche il potere di acquisto a livello di azienda, no? senza avere nessun tipo di esperienza. Ma cosa facciamo? Io faccio gli orologi e tu fai i gioielli. Bella idea, così diventiamo una gioielleria seria. Va bene. Ma te lì in quel momento stavi aprendo, Io però stavo aprendo. a livello di competenze sugli orologi, cioè nel senso zero, 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 zero. numero Bene. uno. Che poi alla Poi fine puoi non ti studiare quanto ti dico. pare, ma è il campo che ti forma, quindi È il campo che ti forma, Non ti assolutamente dico sì. le inchiappettate che ho preso. Vabbè, decidiamo di Quando entrare parliamo, in magari è società. interessante. Decidiamo di entrare in società. Sono
società, nulla di scritto, una roba di titolare. Una stretta di mano. Ma all'epoca, una stretta di mano e ci guardiamo negli occhi, che poi all'epoca si chiamava La Bottega del Tempo. Quindi poi arriviamo anche alla parte dove io mi sono creato il mio personal brand, ho deciso di metterci la faccia e di metterci il cognome. Chi cazzo se lo cagava La Bottega del Tempo? La Bottega del Tempo, Ruzza Orologi. Cioè, c'è la così personal brand fa la differenza, sì, lo diciamo in ogni singola puntata, in ogni singola, ma il personal brand fa proprio la differenza, sì, esatto. La Bottega del Tempo dà una serietà in più, no? Ma tu ci metti la faccia, certo. Dai un certo tipo di credibilità, serial. Sì, bravo. Ma dal momento in cui hai aperto, dopo quanto hai iniziato a creare contenuti e metterci la faccia? Adesso ci arriviamo, andiamo per step. Perché si salta un po' di tappa. Non si può saltare le tappe. No. Eravamo rimasti al socio. Sono arrivato ad un certo punto che mi pesava andare a lavorare, dover rendere conto a qualcuno dei miei acquisti e di quello che io facevo. Era diventato un po' come andare a scuola la mattina. Avevo l'angoscia. Avevo l'angoscia. Fate testa tua. La collaborazione con questa persona, tra l'altro una brava persona, è durata esattamente 3 mesi. Dopo 3 mesi, sì, ho detto... Fatto bene però. O vai via te o vado via io. Lui mi fa, ma già che ce l'hai intestato, vai via te. Allora, liquidato con, me lo ricordo ancora, 12.000 euro. Aspetta, oggi io... vanto un fatturato di 2022, chiudo a 25 milioni quasi, no? Liquidato. Poi io ho visto quel euro. Tu pensa, non voglio mettermi nei suoi panni. No, infatti. Ma c'è anche da dire che magari se non fossi rimasto da solo, non sarei arrivato oggi al punto di io ho visto anche perché le decisioni prese in due non hanno la stessa lo senti più lui? Lo più sentito? Sì. No. Ah, ok. No. È proprio perso di vista. Sicuramente, però, lui sa di te. Sì, certo. È figo anche questo, no? Sì, sì,